Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi proveremo a ragionare insieme di ucronie, utopie, distopie, fantascienza e profezie e o previsioni. Andiamo con ordine. Nel grande insieme della fantascienza, che è un genere di narrativa speculativa, in base al tipo di sospensione di incredulità delle narrazioni, si possono individuare alcuni sottoinsiemi. Genere fantasy, che peraltro era un tipo di narrazione, come erano in origine i primissimi racconti speculativi del pensiero magico. Genere di fantascienza lontana, per intendersi su generi Star Trek. Come il fantasy, questo genere di fantascienza di lungo periodo poggia sulla stessa sospensione di incredulità. Poi abbiamo l'hard sci-fi. La corrente di pensiero fu inventata dall'editore Hugh Gernsback in Amazing Stories, da cui con il tempo ebbe a svilupparsi per spin-off una variante, la fantascienza di breve periodo. Ecco, entrambi i generi hanno la stessa sospensione di incredulità. Recentemente si parla che sia nata la climate fiction. Questo genere di fantascienza avrebbe la pretesa di destare le coscienze della gente sul problema del cambiamento climatico, evidenziando gli impatti che i cambiamenti climatici causeranno. Tuttavia, ecco, a mio avviso le informazioni che si possono già raccogliere dagli studi di climatologia e dalle conferenze degli scienziati su YouTube e quant'altro, ecco, dalle informazioni già note dalla scienza, queste dicono che il futuro non porterà pace e prosperità. Quindi nella cli-fi, ecco, non vi può essere spazio per utopie, ma solo per ucronie e distopie. Le utopie che si spacciano per cli-fi sono in realtà racconti di fantascienza di lungo periodo ed hanno la stessa sospensione di incredulità del fantasy. Vediamo in concreto utopie, ucronie e distopie. Per questa ragione la cli-fi è, a mio avviso, un sottogenere dell'hard sci-fi. Ne condivide infatti lo stesso meccanismo di incredulità dell'hard sci-fi. Vi invito, se non l'avete fatto, ad andare a sbirciare, a dare un'occhiata. Fantasy contro hard sci-fi, le differenze della sospensione di incredulità, quanto la storia breve della fantascienza. I link di tutti i podcast li trovate in descrizione di questo file. Dunque, distopie, ucronie ed utopie sono forme di narrazione che possono appartenere sia al genere di hard cli-fi, hard sci-fi, quanto cli-fi, fantascienza di breve periodo, fantasy, fantascienza di lungo periodo, in quanto la sospensione di incredulità di utopie, ucronie e distopie possono appoggiarsi indifferentemente sia sugli stessi meccanismi del fantasy quanto della fantascienza di lungo periodo, oppure poggiare sui solidi e granitici elementi di sospensione di incredulità dell'hard sci-fi, fantascienza di lungo periodo e anche cli-fi. Ok, il link della bloggata, se vi interessa, lo trovate in descrizione di questo file. Ucronie, utopie, distopie, tre specie di fantascienza. Ecco, le ucronie sono degli esercizi mentali sterili, di solito assopiscono il cervello del lettore in mondi irreali che non sono verificabili. Tuttavia, non tutte le ucronie spacciate dagli autori di fantascienza sono deliri da manicomio, perché ambientati in punti di spazio-tempo passato più o meno distante dal lettore, che salpando verso irrazionali divergenze storiche per aggradare i lettori, poi si descrivono insensati spazio-tempo. Ci sono ucronie che si avvalgono della clausola top secret. Queste opere intellettuali e artistiche cercano disperatamente di coprire in qualche modo il gap di cazzate asperse nella fabula. Ad esempio Stargate SG-1, per quanto il serial abbia infinite licenze cazzartistiche per esigenze di narrazione, nonché contenga retaggi da Guerra dei Mondi di Wells, l'ipotesi del cover-up e top secret è continuamente ripetuto al telespettatore.
Gli autori cercano di ammantare le speculazioni false per minimizzare il gap di realtà della favola, essendo questa ambientata nella contemporaneità del telespettatore, ma anche presso mondi alieni lontani. Poi ci sono delle distopie che per fortuna sono diventate ucronie, ecco, non essendo accaduto niente di quanto ipotizzato dagli autori delle distopie, il tempo ha trasformato queste opere in ucronie, ad esempio This is not a test. Ci sono ucronie repellenti, ad esempio What if se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale? Ecco, oltre ad essere un po' parecchio tanto inquietante come idea, è indicativa di quali siano i retropensieri di un autore di sci-fi che si ponesse tali orrendi quesiti. Ci sono ucronie da manicomio, ad esempio, what if gli unni nel IV secolo che attaccavano l'impero romano avessero avuto i fucili d'assalto mentre i romani avessero avuto i fax? Ecco, non c'è senso di meraviglia in un lettore che legga un'opera così, piuttosto c'è la certezza che l'autore è un analfabeta incompetente. Polvere da sparo, sebbene sia stata usata dai cinesi in epoca remota, non aiutò i cinesi ad evitare il dominio mongolo. La polvere nera fu portata in Europa nel XIII secolo da Marco Polo. La sua applicazione sui congegni militari rivoluzionò l'arte militare, grazie alle conoscenze degli europei nella metallurgia. Il fax fu implementato in modo efficace solo dal 1924. Però si diffuse presso la popolazione dopo il 1970. Passiamo alle utopie. Ecco, una utopia ha opportunità concettuali diverse rispetto alla sterile ucronia, dato che almeno l'utopia ha il merito di far discutere e riflettere i lettori, innescando un qualche tipo di potenziale dibattito. Tuttavia, come ha insegnato la storia, che è severa maestra di vita, le utopie possono diventare molto pericolose, specie se queste sono ideologie, cioè strumento di propaganda politica. Andate a sbirciarvi il libro di Karl Marx, Das Kapital. E veniamo alle distopie. Questa specie di racconti di fantascienza è teoricamente, a mio avviso, la più intrigante e potenzialmente la più fertile intellettualmente. Infatti, se l'autore è competente di ciò che scrive, potrà dipingere suggestioni verosimili evocando reali minacce future, illuminando così il lettore e centrando l'obiettivo della fantascienza, almeno per la definizione di Hugo Gernsback. Qual è la differenza tra una distopia insulsa ed una distopia semiprofetica? L'autore fa la differenza. Se l'autore ha il pensiero scientifico, implementerà un modello, almeno qualitativo, corretto. Poi, dentro al contesto storico, l'autore romanzerà razionalmente, risultando verosimile e quindi plausibile, con eventi plausibili al lettore. È anche probabile che con il trascorrere del tempo l'autore ottenga modesti scostamenti rispetto alla realtà futura, la quale, quando si sarà a manifestare, potrebbe anche finire per convalidare le tesi dell'autore. Un esempio di distopia semiprofetica è il naufragio del Titan. La predizione di Mitchell dell'attacco giapponese su Pearl Harbor, la teoria del contenimento dell'Unione Sovietica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica con la sua relativa teoria, quanto le previsioni di Douai sul potere aereo che ebbe a prevedere, diciamo, nella seconda guerra mondiale, e quindi le sue previsioni di due ebbero ad allungarsi perfino nella guerra fredda. Ecco, se le distopie non si dimostreranno semiprofetiche, allora saranno come l'aria fritta dei ristoranti, da buon profumo però inconsistenti sotto i denti dei lettori. E quindi, se volete, andate a sbirciare un po' Metropolis, film del 1927, quanto 1984, oppure la bloggata precedente dedicata alle distopie. Dunque, andiamo a parlare invece di altri aspetti, appunto previsioni scientifiche, previsioni di fantascienza e profezie. Le previsioni scientifiche sono ipotesi su fatti o dati futuri. Le tesi sono basate su ragionamenti razionali con un motore scientifico qualitativo o quantitativo.
Vuoi che la previsione derivi da un'estrapolazione empirica, un'estrapolazione matematica, un'estrapolazione computazionale? C'è sempre un chiaro ragionamento logico che tanto più è corretto e o efficace nella stima delle variabili chiave, tanto più la previsione risulterà corretta oppure ragionevolmente corretta entro il livello di tolleranza. Ovviamente le previsioni hanno un senso per quanto riguarda una serie di fenomeni di tipo scientifico che hanno carattere prevedibile, mentre per altri tipi di problematiche la previsione diventa praticamente impossibile. Ecco, se siete interessati a questi temi andate a visionarvi la bella conferenza del professor Vulpiani, L'arte di costruire modelli. Il link lo trovate in descrizione di questo file. È capitato molto spesso che nella fantascienza si sia previsto l'avvento di tecnologie che poi la tecnologia appunto è riuscita a realizzare tramite l'espansione della tecnica. Una cosa sono le affermazioni sul futuro della fantascienza che si sono rivelate vere e che erano fuori contesto storico e tecnico nel tempo in cui furono fatte, ed in effetti vari eventi, seppur rari e sporadici, ecco, sono capitati ed indicano un qualche pattern. Altra cosa sono le affermazioni sul futuro contenute nei romanzi o racconti di fantascienza che non erano fuori contesto storico all'epoca in cui furono fatte, ma gli autori sono riusciti a centrare la dinamica di trend tecnologici basandosi su fatti che erano appena emersi in modo accennato e che poi successivamente tali trend tecnologici ebbero a affermarsi in modo più ampio. Quindi queste ultime previsioni di fantascienza sono de facto tesi speculative fondate su qualche tipo di ragionamento razionale svolto dall'autore che effettivamente gli ha permesso di prevedere con successo parti di futuro. Le profezie sono asserzioni, spesso criptiche e nebulose, che non provengono da ragionamenti razionali. La stragrande maggioranza delle profezie sono asserzioni fatte sul passato, che poi sono state retrodatate per apparire come previsioni. La Bibbia ne è colma fino ai capelli di retroprofezie. Le profezie sono sempre nebulose, sono asserzioni di senso non chiaro e di senso non univoco, come le quartine di Nostradamus, dalle quali obiettivamente non ci si capisce un cazzo. Adesso spendiamo alcune parole su un particolare tipo di previsione, le profezie autoavveranti. Ecco, le profezie autoavveranti sono eventi sociali. Gli eventi sociali non sono eventi fisici. Gli eventi fisici accadono per ragioni scientifiche e il loro accadimento è indipendente dall'opinione di una collettività che ha su quel fatto. Ad esempio, tutti sanno che prima o poi il vulcano Vesuvio causerà un'eruzione esplosiva, ma poco o niente è stato fatto per prevenirne i danni. A prescindere dall'opinione pubblica, quindi dall'opinione della collettività, che pensi che un corno rosso possa essere sufficiente per mettersi al riparo dall'evento negativo. Le profezie autoavveranti invece sono attive o passive. Sono attive quando la collettività pensa che possa accadere in un imminente futuro un certo evento e poi proprio il ritenere che l'evento accadrà in modo imminente, quindi la convinzione della collettività su questa cosa, causa un comportamento che fa accadere realmente l'evento temuto. Ad esempio, si sparge la voce che una banca stia per fallire perché la sua situazione finanziaria non è delle migliori. La gente spaventata corre agli sportelli e la banca fallisce realmente, non potendo far fronte alla fuga di depositi e contanti. La banca è fallita perché sarebbe fallita lo stesso a causa della sua pessima situazione finanziaria, oppure la banca è fallita perché tutte le persone sono corse agli sportelli a ritirare i contanti e a chiudere e spostare i conti correnti. La banca è fallita perché tutte le persone sono andate a ritirare il contante o spostare i depositi. L'idea del fallimento era plausibile e ben motivata, però questa idea ha causato una profezia autoavverante con un comportamento collettivo che l'ha realizzata.
Le profezie autoavveranti passive sono eventi sociali che accadono quando la collettività pensa che non accadrà un dato evento, ma proprio la inazione della popolazione causa l'evento stesso, in quanto la gente non pensava che un tale evento potesse accadere. Ad esempio, nell'estate del 2020, professor Crisanti, professor Galli e professor Ricciardi avvertirono il popolo italiano dell'ampia probabilità che in autunno-inverno 2020 si sarebbe verificata una seconda ondata Covid. I mass media italiani coprirono la previsione corretta con una montagna di merda cacofonica, disinformazione e falso ottimismo che nascosero l'allarme che era stato lanciato. Governo Conte 2, con scelte irresponsabili assieme al popolo italiano, male informato dai mass media, non fecero scelte prudenti nell'estate 2020, talché in settembre 2020, con l'apertura delle scuole e l'intenso uso dei trasporti pubblici, esplose il temuto trend epidemico di seconda ondata Covid. Se fossero state prese dal governo Conte 2 altre scelte politiche, se fosse passato un altro tipo di messaggio nel giugno 2020 al popolo italiano, probabilmente l'ondata di contagi di ritorno Covid detonato dall'autunno 2020, ecco, sarebbe stato meno violento. Andate a vedere i dati dei contagi del Giappone, trovate il linkato se volete sul Worldometers, i cui trend dimostrano un disaccoppiamento dei trend epidemici giapponesi dal trend epidemico italiano e mondiale. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.